al momento in fuga ci siamo, nel finale un po' meno, ma speriamo da qui, da domani in poi, di riuscire a cogliere anche qualche bel risultato nel finale. Dura, difficile, ma come sempre saremo lì davanti a battagliare, a provarci. Una gara di 3 settimane, la prima volta che si disputa ad ottobre, un calendario tutto raccolto in 3 mesi. La prima volta che si arriva a una situazione del genere, i corridori vanno forte, perché qui solo oggi devo dire che in partenza c'è stata un attimo di tranquillità. Ieri, per dire, per andare via la fuga hanno impiegato più di 50 chilometri, quindi tutti i giorni si va forte. Non è facile andare in fuga e i corridori, normale, la tappa dell'Etna è stata anche una tappa caratterizzata anche dalla pioggia. Una tappa dura, ecco. Siamo andati forte dall'inizio alla fine, quindi è venuto fuori quello che poi abbiamo visto. Ma lì sicuramente è venuto fuori a qualche ciclista, qualche sobbalzo sulla strada, e doveva andare così. È stato proprio sfortunato Thomas, ecco. Vedi, lo prende proprio con la ruota davanti. Difatti lì si è ritardato anche la partenza, ma una cosa che ci tengo a dire, che tanti dicono il ciclismo è, bisogna prendere esempio anche da questo ragazzo, perché ha portato a termine una tappa del genere, pare una frattura non scomposta del bacino, ed è arrivato a 10-12 minuti, se non ricordo bene quella tappa, quello è il distacco. Quindi, che dire, è stato proprio sfortunato, anche perché secondo me era il favorito numero uno per la vittoria finale. Tra la tappa di domenica e quella di martedì, dici la verità, quale hai puntato delle due? Io le punterei tutti e due. Ok. Dico la sincera verità, domenica la vedo abbastanza difficile. Vediamo un attimo se si riprende il nostro scalatore Ravanelli, che viene da un paio di giorni un po' di sofferenza. E poi per quanto riguarda martedì, nel finale ci vogliono corridori scattisti. Noi abbiamo lì Colombiano Restrepo e speriamo di fare una bella tappa con lui.